pianeta notturno nel senso anche più immediato, cioè clima di solitudine poetica, di malinconia, tono confidenziale della musica, cioè quello che ci aspetteremmo dal titolo notturno. Arriva adesso. Per essere grandi poeti bisogna essere anche grandi architetti, grandi ingegneri, o delle parole, o in questo caso dei suoni. Allora, questa è una domanda più interessante di quelle che vi ho fatto, direi la più interessante di quelle che vi ho fatto finora. C'è un'ampia zona musicale, ve la risuona adesso, ok? Che cresce su se stessa, ricca, coinvolgente, sembra che succeda di tutto. Vi chiedo su quante idee musicali, qualunque cosa voglia dire, l'idea istintiva, così come ci sono le idee, se continuo a dire andiamo a casa, andiamo a casa, andiamo a casa, andiamo a casa, quante idee ho avuto? Una, ecco, c'è l'equivalente anche in musica, ok? Su quante idee musicali è costruita questa ampia zona infusiva? La suono? Cose che oggi ci saranno 27, no, è un bel no secco, bensì 4, è già generosa come valutazione, 2, proviamo, allora la prima sarà la prima cosa che sentiamo, mi dite quali sarebbero, dite 1 o 2 perché non so cosa avete in testa, suona adagio? Fondamentale e fa capire veramente quanta ingegneria c'è dentro qua, ci stiamo sopra un po'. Allora, cominciamo a identificare qual è la prima cosa che si sente, questa meravigliosa melodia scarna e nobile.